Abbiamo letto 7 capitoli del nostro libro e adesso dobbiamo affrontare la lettura della seconda parte del libro, forse è quella che ci presenta più problemi, dico questo per incoraggiarvi. Ma siamo con lei, siamo guidati bene. E d'altra parte è vero che il testo è stato costruito, si constata in maniera evidentissima la mano di un redattore o più redattori che hanno comunque operato in maniera concorde, e dunque l'unità di un percorso che è passato attraverso le pagine precedenti da un racconto all'altro con salti di ordine cronologico, di ordine geografico che non ci hanno granché preoccupati, perché ci siamo resi conto del fatto che i racconti sviluppano una ricerca che riguarda i criteri interpretativi della storia umana e la presenza del male nella storia umana e la particolare esperienza di malessere che riguarda coloro che sono coinvolti in una relazione di esplicito affidamento al Signore. E questo non preserva nessuno, non garantisce nessuno, non elimina rischi e pericoli, tutt'altro, c'è proprio un'esperienza del male subito, condiviso, patito nella sua pesantezza più feroce proprio da coloro che nel corso della storia umana hanno imparato, stanno imparando a dialogare con il Dio vivente, a rispondere a Lui che si rivela. Ed ecco, che cosa succede nella storia umana? E lo sguardo man mano si illumina, nel senso che è in grado di registrare i dati di una vicenda che appare nella sua concretezza più spietata, eppure in una prospettiva di conversione alla vita, di ritorno alla sorgente della vita che è nell'intimo di Dio, che è il vivente, che è il protagonista della vita e che è il protagonista della storia umana e di questa storia così contrastata, così segnata da contraddizioni così violente, laddove imperversa quella negatività che scaturisce come un fiotto di veleno inesauribile dal cuore umano e che diventa una negatività istituzionalizzata, che diventa impero, che diventa un progetto di civiltà, che diventa un fenomeno istituzionale, che diventa un obbligo a cui gli esseri umani nelle loro diverse configurazioni di ordine storico, civile, politico, sono chiamati ad obbedire. Ebbene, lo sguardo apocalittico che contempla il protagonismo di Dio, come questa storia così la cucina è la vera officina imprenditoriale del nostro piccolo impero. Ecco, questo impero domestico ha in cucina proprio
il suo fenomeno istituzionale più qualificato. Allora, e per questo mangiamo tutti, e quindi vedete, siamo tutti partecipi di questo fenomeno che angustia l'autore o gli autori di queste pagine in un tempo di persecuzione. Ma vedete, un tempo di persecuzione che è un'occasione particolare, quella nella quale si trovano a vivere i nostri amici, Daniele e gli altri. Il nome è fittizio, ma rappresenta molti testimoni di una vicenda così, così drammatica, e tutti quanti noi. Ed ecco, il protagonismo di Dio, come questa rivelazione prende significato se si riesce ad assumere quell'altra modalità di discernimento della realtà in atto, la storia in corso, a partire dalla fine, che appartiene a Dio. E che è instaurazione piena della sua vittoria gloriosa e di come la sua intenzione originaria, quella volontà d'amore per cui tutto proviene da lui, è intenzione realizzata nella pienezza ultima del disegno che in lui riconosce il proprio protagonista. È un itinerario travagliatissimo. E soprattutto, vedete, è l'itinerario con cui sono alle prese coloro che non lo come dire, analizzano dall'esterno, coloro che sono coinvolti in esso dall'interno. Lo sguardo apocalittico, lo sguardo del veggente, vedete, un'esperienza spirituale. Possiamo ridire ogni cosa anche noi in questa maniera. E lo sguardo apocalittico non significa che il personaggio che vive questa esperienza è uscito fuori dal mondo, è appollaiato su una nuvola, è sgravato di tutte le responsabilità e dunque si può permettere di fare il turista nel momento in cui attraversa i tempi e gli spazi della storia umana. Ma c'è dentro, in pieno, ci siamo dentro noi, in pieno. Un'esperienza spirituale, però, questo sì. Un'esperienza che apre il cuore umano al mistero, alla relazione con quella profondità che è custodita da sempre nell'intimo del Dio vivente. E questa esperienza spirituale, espressione che potrebbe anche essere forse meglio definita, meglio precisata, ma credo che ci intendiamo comunque, questa esperienza spirituale è nella relazione con il mistero di Dio che si rivela, verifica nell'animo umano di quali itinerari di conversione si aprono, di come le strade della storia umana, strade così farraginose e segnate dalla presenza di quei macroscopici fenomeni di devastazione, mostri di varia fattezza che i nostri autori non stentano, e lo ricordavo poco fa, a identificare come dei veri e propri progetti di civiltà, dove sono implicate certamente tante componenti del mondo
che portano in sé una positività radicale e originaria, perché la creazione è buona in quanto è creazione di Dio. Le creature di questo mondo sono segnate dalla gratuità di quella sovrabbondanza nell'amore per cui Dio ha donato e continua a donare. Non c'è dubbio, questa positività è tutta da rilevare, da apprezzare, registrare, come essa merita. Eppure, vedete, la confusione è enorme, è travolgente, sconvolgente, desolante. Ed ecco come quel certo progetto di civiltà che passa attraverso l'esercizio del potere, quella dinamica che a partire dall'inquinamento che imperversa nel cuore umano diventa strumentalizzazione di tutto e di tutti, in modo da rendere le realtà create, che sono di Dio nella loro bontà originaria, renderle componenti di una gestione del mondo che deve obbedire alla iniziativa umana, che è così profondamente inquinata, che è abbarbicata a se stessa come espressione di un egoismo autoreferenziale, che tutto ingoia, che tutto utilizza ai fini di una utilità particolare, privata, oppure condivisa in un contesto di complicità, fino al momento in cui la stessa relazione di complicità non diventa una relazione conflittuale e così si moltiplicano i disagi e i dolori. Ed ecco, non so perché sto dicendo queste cose, il libro di Daniele, si capisce quello che sto dicendo? Beh, allora ecco, vedete, l'esercizio del potere, progetto di civiltà, e questa esperienza del dramma, che coincide con quella esperienza spirituale, l'esperienza spirituale a cui accennavo, questa questo coinvolgimento nel mistero di Dio che si rivela, ma l'esperienza spirituale che non esime affatto dall'impatto con la brutale morsa fatta di violenza, di prepotenza per un verso, di dolori inconsolabili per altro verso, rende la storia umana una storia di opposizione alla iniziativa di Dio. Ebbene, in questa storia fatta dagli uomini, quella esperienza spirituale di cui il nostro libro ci sta tratteggiando le caratteristiche, contempla il protagonismo di Dio, che non è realizzato in virtù di un colpo di bacchetta magica o un intervento momentaneo che spazza via l'immondizia, ma una presenza operosa del protagonista che dall'interno di questa storia umana la piega, la riduce in obbedienza, traccia percorsi di conversione. Quello che il cuore contemplativo di chi vede, ecco.
con il linguaggio della visione apocalittica, sta sperimentando, vedete, sta sperimentando nella relazione con il mistero che si rivela, mentre urgente e più che mai straziante è l'impatto con i dati oggettivi di una vicenda umana che nelle sue manifestazioni esterne, ma nel vissuto di ogni essere umano e nel vissuto di quello stesso personaggio che si chiami Daniele o si chiami come vuole, è aperto alla relazione con il Dio vivente, ma nel suo vissuto lui ha a che fare con la morsa che lo minaccia, che lo stringe, che lo risucchia. Vedete che le pagine che stiamo leggendo in realtà ci orientano in maniera direi proprio diretta, e anzi direi ci danno una spinta, come ci danno un calcio poderoso verso il Nuovo Testamento. È il mistero di Dio che si è rivelato a noi così, si è rivelato a noi non con un fuoco d'artificio, si è rivelato a noi con la missione affidata a quel figlio che si è fatto carico di tutto il dramma e lo ha patito e lo ha rivelato come opera d'amore. Noi leggevamo fino a tutto il capitolo 7 e abbiamo avuto a che fare proprio ieri sera con Daniele che è turbato e quella pagina che leggevamo ieri sera e più esattamente adesso rileggiamo l'ultimo versetto del capitolo 7 è come se facesse da introduzione a tutta la seconda parte del nostro libro. Ed è come se in quel turbamento di Daniele potessimo riconoscere e da parte nostra condividere, in quanto lettori di queste pagine, il contesto all'interno del quale si svilupperanno adesso. Le pagine seguenti. Io Daniele rimasi molto turbato, diceva il versetto 28 del capitolo 7, nei pensieri molto turbato. Il colore del mio volto si cambiò e conservai tutto questo nel cuore. Daniele turbato, eppure vedete nella visione, perché in questo caso è lui che ha sognato ed è lui che di notte ha contemplato, e nella visione ecco l'anziano che viene e che è il signore della storia umana, è il Dio vivente protagonista che tutto porta a compimento secondo le sue intenzioni, ma c'è di mezzo la bestia e c'è di mezzo l'impatto con la storia fatta dagli uomini, quel progetto di civiltà e progetti di civiltà che si succedono nel corso delle generazioni, secoli, millenni, con varie manifestazioni e con una intransigenza da parte del soggetto umano che è apparentemente motivo di disperazione, ma è proprio in contrappunto a questa disperazione che Daniele vede, ma nessuno gli toglie il turbamento, e vede come nella storia umana la positività dei doni che vengono da Dio sono recuperati e restituiti al loro splendore, vede come il male è filtrato, è depurato, è eliminato, nello stesso tempo vede come coloro che man mano si stanno
identificando nella relazione con il mistero del Dio vivente, in questa prospettiva apocalittica, proprio loro sono stretti, aggrediti, minacciati. È una storia dove la visione apocalittica coincide con il martirio. Ecco come viene esautorato, svuotato, filtrato il potere di cui gli uomini vogliono fare strumento per imporre la propria iniziativa, e in realtà sono gli autori di disastri che si avvicendano uno dopo l'altro nel corso della storia. Ed ecco come il potere viene svuotato, viene sbriciolato, viene ridimensionato, e come il motore che dall'interno muove la storia umana, stando all'iniziativa del soggetto umano, quel motore viene ridotto in obbedienza alla sovranità del Dio vivente, e c'è di mezzo l'aggressione, l'incomprensione, la contestazione, la persecuzione di coloro che man mano si stanno aprendo alla rivelazione del segreto, che comunque è da sempre e rimane per sempre custodito nell'intimo del Dio vivente. La fine appartiene a Lui, la vittoria è sua, la gloria del Dio vivente è indefettibile. E Daniele è turbato. Capitolo 8. Da qui si ritorna all'ebraico, quindi potete stare tranquilli. Giochiamo in casa. Si ritorna all'ebraico. Leggevamo pagine scritte in aramaico. Adesso, dal capitolo 8 fino al capitolo 12, avremo a che fare con pagine scritte in ebraico. Poi ritroveremo il greco nei capitoli 13 e 14. Leggevamo questa mattina durante le lodi, rileggo. Il terzo anno del regno del re Baldassar, io Daniele ebbi un'altra visione dopo quella che mi era apparsa prima. Dunque, di nuovo il nome di questo Baldassar, l'abbiamo già incontrato, ma che non è mai neanche stato re, lo diceva anche la nota nella nostra Bibbia da qualche parte, forse l'avete letta, figlio di un certo Nabonide, ma non riesce neanche a fare in tempo a diventare re, che già Babilonia sarà conquistata da Ciro il Persiano. Comunque sia, qui vedete questo Baldassare è figura emblematica citata da Daniele, e Daniele è quel personaggio che svolge un ruolo di prestigio nel contesto di una corte che, come già abbiamo notato precedentemente, è espressione di un governo che è gestito da personaggi che non appartengono al popolo di Dio, non c'è dubbio. Nabucodonosor, Dario, Baldassar, ma Daniele, ecco, vive in quel contesto e opera in quel contesto e lavora in quel contesto, e abbiamo notato anche fatto carriera e anche affrontato le contestazioni a cui altri personaggi invidiosi hanno mosso contro di lui. Io Daniele ebbi un'altra visione, questo è quello che ci interessa, dopo quella che mi era apparsa prima.
Quando ebbi questa visione mi trovavo nella cittadella di Susa, Susa è capitale dell'impero persiano, quindi qui non siamo più a Babilonia, siamo a Susa, vedete un quadro geografico in evoluzione, da Babilonia a Susa, ma per dire che andrebbe bene anche se fosse Ninive, andrebbe bene anche se fosse Roma, andrebbe bene anche se fosse... e forse anche il retrobottega di casa nostra, insomma, andrebbe sempre bene. E al tempo di Baldassare, così come in ogni altro tempo, ma nel caso suo, questa non è una narrazione inventata artificialmente, nel caso suo questa è la riproposizione didattica di un vissuto che è realizzato nella carne, nel sangue di una... di un presente che è motivo per lui di turbamento. E dunque mi trovavo nella cittadella di Susa, che è nella provincia dell'Elam, e mi sembrava in visione di essere presso il fiume Ulai, fiume che attraversa Susa. Alzai gli occhi e guardai. Vedete che qui riscontriamo una scena che subito ci rimanda al libro di Ezechiele e a quella che è stata la visione che dà origine alla missione di Ezechiele, libro di Ezechiele, capitolo primo. Ezechiele, bisogna andare indietro di alcuni secoli naturalmente. Nell'anno 597 Ezechiele è deportato a Babilonia, è un sacerdote, ha 25 anni, 5 anni dopo, 30 anni, 592 a.C. si trova a Babilonia, è deportato. A 30 anni un sacerdote dovrebbe avviare la sua attività liturgica nel Tempio, ma lui è a Babilonia. È stato deportato il re Econia, tutto uno stuolo di rappresentanti delle categorie qualificate, la classe dirigente. Nabucodonosor ha imposto un regime di vassallaggio al regno di Giuda, passeranno pochi anni ancora, nel 586 Gerusalemme sarà assediata, conquistata, distrutta, ma intanto nel 597 è già avvenuta una prima deportazione. Ezechiele si trova a Babilonia in questa condizione di massima tristezza, derelitto com'è, 30 anni, e invece di entrare nel Tempio, di poter per la prima volta passare attraverso il velo del santuario, lui si specchia in una pozzanghera e nella pozzanghera scopre che in realtà si specchia il cielo, e il cielo si apre e comincia così la storia di Ezechiele. Si apre il cielo. La scena del mondo si dispiega, vedete, come luogo in cui si rivela la gloria del Dio invisibile e santo. Ben, vedete, al di là di quei particolari confini che motivatamente nella storia del popolo dell'Alleanza vengono assegnati a quella terra, a quella città, al Tempio, sì, ma adesso vedete, il cielo si è spalancato e la gloria di Dio è diffusa, presente, operante dappertutto e sempre, e non solo, vedete, questo scenario geografico si è allargato smisuratamente fino agli estremi confini della terra e oltre i confini della terra, come un abbraccio che rincalza tutto e tutti in ogni luogo e in ogni tempo, ma corrispondentemente a questo spalancamento del cielo si spalanca il cuore umano. È il caso che vale come un riferimento esemplare di Ezechiele, a cui il nostro Daniele qui fa riferimento senza bisogno di ricorrere a
dire così, interpretazioni particolarmente sofisticate, è la condizione di chi è alle prese con la fatica di un'esistenza umana che è che è intrinsecamente deprivata, che è intrinsecamente segnata da un fallimento personale, corale, comunitario, storico, ed ecco la gloria di Dio. È il cielo che si spalanca, ma corrispondentemente, insisto, è il fondo del cuore umano che appare. E qui Daniele a Susa. È tornato indietro, vedete, qui è una reminiscenza di quello che avvenne quando, secoli prima, Ezechiele a Babilonia era deportato. Tra l'altro, appunto, qui Daniele dice di sé che si trova a Susa, ma Susa è la capitale dell'impero persiano, che nella sua epoca, nel suo momento storico, non esiste più. Ma vedete, c'è un modo di tornare indietro che serve a ricostruire il percorso che era futuro per quel passato, ma è il presente per coloro che adesso lo stanno affrontando. E allora alzai gli occhi e guardai. Ed ecco un montone. Vedete, è il suo presente, è il passato per quel personaggio che dimorava a Susa, ma andando indietro di diverse generazioni. Rispetto a quel passato, questo è il futuro, ma questo è il presente per chi è alle prese con le vicende che adesso vengono ricostruite mediante le immagini che la visione porge a Daniele, e poi ci sarà un'interpretazione. Un montone in piedi stava di fronte al fiume, aveva due corna alte, ma un corno era più alto dell'altro, sebbene fosse spuntato dopo. Questo è l'impero persiano, l'impero medo-persiano, è il regno dei Medi, che poi fu inglobato in un'impresa politico e militare, di cui fu protagonista un principe persiano di nome Ciro, e a quel momento, ecco, è la componente persiana che assume una funzione dominante nel contesto di questa grande costruzione, ne parlavamo proprio ieri, che consente a Ciro di mettere insieme popolazioni diverse, mondi diversi, lingue di popoli lontani tra di loro, che pure vengono tutti accomunati all'interno di un'unica grandiosa impalcatura amministrativa: Ciro, Cambise, Dario, Serse. Va bene, e dunque un montone, due corna, un corno più alto dell'altro, quello persiano, benché spuntato dopo rispetto a quello medo. Io vidi che quel montone cozzava verso l'occidente, il settentrione, il mezzogiorno, e nessuna bestia gli poteva resistere, né alcuno era in grado di liberare dal suo potere. Faceva quel che gli pareva e divenne grande. Così, una grandezza incontrastata. Incontrastata, se non fosse vero che voi vedete gli eventi prendono un'altra piega. Io stavo attento ed ecco un capro venire da occidente. Un capro
sulla terra, senza toccare il suolo, vedete, tanto è rapido che è come nei giornalini, corre senza toccare il suolo. Questo è Alessandro il Macedone. Sono i greci. Venne da Occidente, aveva tra gli occhi un grosso corno, un unico corno. Forse un'allusione alla falange macedone, accennava questo proprio ieri. Comunque la capacità di colpire la debolezza altrui e trarne vantaggio. Questo, vedete, l'hanno inventato gli occidentali. E questo manda in paralisi l'impero persiano, mastodontico, grandioso, poderoso. Parlavo ieri di una massa di armati che è in grado di realizzare una forza d'urto che travolge tutto. Manda la lancia macedone, colpisce nel punto giusto. La debolezza altrui. Ed ecco, si avvicinò al montone dalle due corna che avevo visto in piedi di fronte al fiume e gli si scagliò contro con tutta la forza. E dopo averlo assalito lo vidi imbizzarrirsi e cozzare contro di lui e spezzargli le due corna, senza che il montone avesse la forza di resistergli. Vedete, un poderoso impero persiano rimane collassato. Poi lo gettò a terra e lo calpestò e nessuno liberava il montone dal suo potere. E il capo divenne molto potente, ecco, è il capo, è Alessandro il Macedone, è la potenza dei greci. Ma quando fu diventato grande, quel suo grande corno si spezzò e al posto di quello sorsero altre quattro corna verso i quattro venti del cielo. Alessandro muore giovanissimo. Si formano quattro regni. I diavoli. Quattro regni, con naturalmente vicende intermedie, conflitti interni, attriti, i confini vengono man mano tracciati e poi trasformati. E dunque da uno di quelli uscì un piccolo corno. Ritorniamo al piccolo corno di cui già parlavamo ieri. Vedete, qui con una certa accelerazione nel passaggio attraverso i tempi si arriva alla comparsa di Antioco IV nella dinastia dei Seleucidi, che hanno regnato nel corso di alcune generazioni tutto il territorio dell'Oriente, avendo come capitale in Siria Antiochia. Ed ecco è la volta di Antioco IV, un piccolo corno che crebbe molto verso il mezzogiorno, l'Oriente e verso la Palestina. Vedete, Antioco IV gestisce campagne militari in maniera piuttosto violenta come poi verremo a sapere in maniera ancora più precisa, è in conflitto con l'altro regno ellenistico derivato dall'impresa di Alessandro Magno, che è il regno dell'Egitto, la cui dinastia è la dinastia dei Tolomei, ed ecco Antioco IV è in conflitto con l'Egitto e vuole in tutti i modi dimostrare che il territorio che sta a sud per lui è della Palestina, la terra di Israele, che questo territorio gli appartiene, in modo tale da respingere i confini dell'Egitto più a sud. Quando qui leggiamo Palestina, lo dirà anche la nota, sì, lo dice anche la nota, vedete che in ebraico dice che Antioco crebbe molto verso il mezzogiorno oriente, verso lo splendore, la terra dello splendore. Palestina è un termine che viene dopo nel corso della storia. Questa è la terra dei giudei,
è la terra dello splendore, espressione che poi ritorna anche in altri momenti nell'Antico Testamento, è la terra di Israele, è la terra che fu promessa anticamente, che fu donata in eredità, è la terra dello splendore, la terra dello splendore, quella terra rispetto alla quale, vedete, il nostro Daniele è esule, è deportato, anche lui, come già anticamente Ezechiele, e per quanto uno possa fare carriera nelle cose di questo mondo come tecnico e uomo di governo, è in esilio dalla vita. E il dramma lo accompagna, e il dramma lo angustia, e il dramma lo mette costantemente in discussione, la terra dello splendore. E si innalzò lui, Antioco IV, fin contro la milizia celeste. Questo è il popolo dell'alleanza, vedete? È il popolo di Israele, quel popolo di Israele che vive ancora nella terra che gli è stata data in eredità. Intanto vedete qui Daniele comunque è in esilio. Ma in questo modo di tornare indietro a un'epoca antica, tempo dei persiani, è un modo per guardare avanti a quel futuro che ormai è il presente di coloro che appartengono alla generazione del nostro autore. E quindi si innalzò contro la milizia celeste e gettò a terra una parte di quella schiera e delle stelle, e le calpestò. Antioco IV, con un'arroganza spudorata, avvia tutto un programma di persecuzione in maniera sistematica. Ne riparleremo ancora, ma ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. È l'epoca contemporanea di chi ha scritto queste pagine, ed è una persecuzione micidiale, vedete. Antioco IV bestemmia. La milizia celeste è il popolo dell'alleanza, e vedete quella popolazione schiacciata, calpestata, e si innalzò fino al capo della, il capo della milizia è lui stesso, il santo, il Dio vivente, e gli tolse il sacrificio quotidiano e profanati il tempio. Il tempio dove si celebra il sacrificio quotidiano, il sacrificio del mattino, il sacrificio della sera, poi tutta l'altra attività liturgica nel Tempio, ma adesso il Tempio è stato profanato. Questo è il massimo dell'orrore. Gli tolse il sacrificio quotidiano e fu profanata la Santa Dimora, il santuario. E lo dicevo già, che Antioco IV introduce nel Tempio il culto a Zeus. Tra l'altro, appunto, è lo stesso Antioco IV che attribuisce a se stesso titoli divini. E dunque fu profanata la Santa Dimora. E in luogo del sacrificio quotidiano, eccolo qui, fu posto il peccato e fu gettata a terra la verità. La verità è il fondamento della regalità. La regalità del Signore. È profanato il Tempio, che è il punto d'appoggio. Ieri l'altro leggevamo il cantico di Tre nella fornace, e ritornava anche questa immagine per cui il Tempio è il punto d'appoggio dei piedi di colui che regna nella sua maestà celeste. E adesso vedete la verità è il fondamento della regalità, è il fondamento solido, che dunque viene bestemmiato in maniera così volgare, e ciò esso fece e vi riuscì. È il sacramento della regalità del Dio vivente e santo che regna da sempre nell'altezza celeste,
Ed ecco il disprezzo spudorato che Antioco IV ha dimostrato nei confronti di quella terra, di quella gente, del santuario, nel confronto di Dio. E adesso, vedete, questa è la situazione che, stando a Susa, Daniele alzando gli occhi vede, ma è la situazione presente di coloro che hanno esattamente a che fare con questo spettacolo così sconvolgente. E il richiamo a quella che fu l'esperienza di Ezechiele, tutto questo, vedete, mentre il cielo si spalanca, e tutto questo là dove il cuore umano si apre così da diventare specchio della profondità segreta che è custodita nell'intimo di Dio. E allora qui, versetto 13, prosegue così il resoconto del nostro Daniele. Udì un santo parlare e un altro santo dire a quello che parlava. Qui sono figure angeliche. Dunque, una conversazione tra angeli. E Daniele in ascolto di questa conversazione, parlano tra di loro, vedete, e ci troviamo coinvolti anche noi in questo ambiente celeste dove coloro che appartengono alla corte del Dio vivente discutono, commentano, si interrogano, e infatti uno chiede: fino a quando durerà questa visione? Il sacrificio quotidiano abolito, la desolazione dell'iniquità e l'abominio della desolazione. Qui si parla anche nei Vangeli, nel discorso apocalittico Gesù usa questa espressione, è una citazione del libro di Daniele, l'abominio della desolazione. E il tempio profanato, il santuario, la milizia, calpestati, fino a quando? Chiede uno. Fino a quando questa persecuzione? Fino a quando questo disastro? Fino a quando questa pena, questo dolore? Ma fino a quando la potenza del persecutore potrà imperversare così impunemente? Fino a quando? E allora c'è quell'altro che risponde: fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà rivendicato. Dunque, fino a quando? 2300 tra sere e mattine, probabilmente si intende la sera e la mattina, ma viene fuori un certo calcolo su cui adesso non è proprio il caso di insistere, ma più o meno, forse con qualche aggiustamento, si ripercorre tutto il periodo in cui furono aboliti i sacrifici quotidiani, sera e mattino, dall'autunno del 167 avanti Cristo al 14 di dicembre del 164 avanti Cristo. Ma comunque più o meno ci intendiamo. E quello che è interessante, vedete, è che la questione, che è così drammatica per chi la vive dall'interno, in questo tempo di persecuzione, è discussa nell'ambito di quella comunità di collaboratori angelici che, e per come vedete si esprimono qui, manifestano di essere impazienti,
ma manifestano quella impazienza, quella urgenza che evidentemente è prerogativa del segreto che è celebrato da sempre nella corte celeste, nell'intimo di Dio. Dico questo perché vedete che qui, rispetto alla questione vissuta e impostata dal nostro Daniele, come mai succede questo? Ecco che qui emerge la percezione di come impaziente sia lui. La storia umana è percorsa da una spinta che con urgenza, quest'urgenza poi nelle misure temporali passa attraverso i secoli, i millenni e chissà quanti millenni ancora, stando alle nostre misure temporali, ma la sua è un'urgenza che è tutta coerente con la sua implacabile volontà d'amore, una impazienza incontenibile la sua. Ci arriva alla fine, la condizione attuale di desolazione è ricapitolata all'interno di un disegno che si compie con precipitazione intrattenibile secondo la sua volontà d'amore. Vedete? Impaziente lui. E Daniele ausculta, per così dire, questa conversazione che avviene nel cuore di Dio, dove gli angeli si interrogano tra di loro e si danno la risposta. E allora prosegue. Mentre io, Daniele, consideravo la visione e cercavo di comprenderla, ecco davanti a me uno in piedi dall'aspetto di uomo. Adesso compare un'altra figura angelica, questa volta è Gabriele. Noi lo conosciamo bene, ci andiamo a merenda, è un Gabriele, ecco, quindi adesso lo chiamo in casa. E questo figlio di uomo, questo personaggio dall'aspetto d'uomo, intesi la voce di un uomo in mezzo all'ulai, viene dal fiume, che gridava e diceva: Gabriele, spiega a lui la visione. Si danno la voce. Ci sono diversi incarichi. Daniele si è come affacciato, introdotto, è andato a sbirciare, a origliare. E cosa dicono? Questo brusio di angeli. C'è un sociologo americano che ha scritto un libro un po' di anni fa che si intitolava così: Il brusio degli angeli. Peter Berger. Ma vabbè, non c'entra niente. E dunque adesso vedete, c'è una voce che viene dal fiume, parla con lui, parla, ed egli venne dove io ero, e quando giunse io ebbi paura e caddi con la faccia a terra. Versetto 17. Daniele è spaventato, ma è uno spavento contemplativo, è statico, per dire così. Notate che nell'Apocalisse di Giovanni noi troviamo la citazione pressoché letterale di molte di queste di questi versetti. E dunque egli mi disse: figlio dell'uomo, che adesso il titolo di Ben Adam viene assegnato a Daniele, comprendi bene, questa visione riguarda il tempo della fine. Ecco, questa visione si comprende a partire dalla fine, sì. Beh, è un linguaggio a cui noi già siamo abbastanza abituati, ma intanto vedete che qui c'è di mezzo l'accenno a una comprensione. Perché, adesso constateremo ancora,
c'è un'esperienza spirituale, la visione, per dirla sempre con un linguaggio un po' grossolano, ma c'è un'esperienza spirituale che però noi vorremmo in tutti i modi tradurre in una testimonianza lucida, coerente, parlata, in un discorso. Ma perché l'esperienza spirituale diventi messaggio? Vedete, comprendere. Ed ecco che lì c'è di mezzo poi tutto il cammino lungo il quale si svolge la storia di crescita, di maturazione, di conversione del popolo di Dio in ascolto della parola. È la parola ascoltata che diventa il filtro che consente al veggente che ha vissuto questa esperienza spirituale tutta sua, ma silenziosa e segreta, di trasformarsi in un messaggio profetico. Bene, e allora l'angelo Gabriele dice: guarda, adesso tu devi comprendere questa visione. Tant'è vero che poi vedete noi abbiamo a che fare già con un resoconto scritto e tutto il resto, ma devi comprendere. Che non è soltanto una comprensione logica, vedete, è proprio una comprensione spirituale, ma è la traduzione di quella esperienza profonda nell'animo, traduzione in un linguaggio. Ma per questo abbiamo bisogno di essere, come è il caso di Daniele, istruiti. E qui, vedete, addirittura, mentre egli parlava con me, caddi svenuto con la faccia a terra. Ma egli mi toccò e mi fece alzare. Vedete che qui, questo cadere svenuto, è detto con un verbo, lo incontreremo ancora successivamente, radam. E questo verbo ha a che fare con un certo assopimento, svenimento, che si chiama tardma. E dico questo perché vi cito due momenti nei quali abbiamo a che fare con personaggi che si trovano assopiti, non soltanto perché stanchi si addormentano, ma perché sono coinvolti in una rivelazione. Genesi capitolo 2 versetto 21. Adamo e il suo assopimento. Cosa avviene nel di Adamo? È svenuto, è immerso nel sonno, la costola, la compagna, il risveglio. L'altro testo che vale la pena di citare è Genesi sempre capitolo 15 versetto 12. Abramo nella notte ha assopito e poi ecco, vede, conta le stelle, vedi, io faccio alleanza con te, dice il Signore. È un fuoco che passa nella scena notturna sotto lo sguardo di Abramo. Vedere nel sonno, d'altronde più volte abbiamo avuto a che fare con dormienti e sognatori nelle nostre pagine. E adesso vedete qui, io svenni, ma egli mi toccò e mi fece alzare. Ed egli disse: ecco, io ti rivelo ciò che avverrà al termine dell'ira. Guardate, questo termine importante qui, l'ira. Il termine nel senso di vocabolo, perché c'è un termine dell'ira, dunque c'è un esito della collera. La collera, un termine, allora un vocabolo questo che serve a ricapitolare appunto questa esperienza della storia, questa immersione nella storia dove la collera è imperversa, per dirlo in maniera sintetica, l'egoismo imperverso. La prepotenza vince.
La cattiveria è consacrata, istituzionalizzata, ed ecco la fine della cattiveria, la fine della collera. Io ti rivelo ciò che avverrà, dice, e perché la visione riguarda il tempo della fine. Cioè, vedi che tu stai in questa tua esperienza di visione interiore, l'esperienza spirituale, in questo tuo assopimento, in questa tua immersione nella relazione con il mistero del Dio vivente che si rivela, tu stai imparando a interpretare il senso della storia umana, e adesso vedete c'è da imparare un linguaggio. Il montone con due corna che tu hai visto significa il re di Media e di Persia, quello che noi già abbiamo appreso, il capro è il re dei Greci, il gran corno che era in mezzo ai suoi occhi è il primo re, Alessandro. Che quello sia stato spezzato e quattro ne siano sorti al posto di uno significa che quattro regni sorgeranno dalla medesima nazione, ma non con la medesima potenza di lui, dopo Alessandro. Alla fine del loro regno, quando l'empietà avrà raggiunto il colmo, l'empietà ha raggiunto il colmo. È scatenata l'empietà. È la comparsa di Antioco IV, che poi è il problema contemporaneo. È vero che poi, vedete, forse il secolo XX ha segnato il massimo dello scatenamento dell'impietà. Lui la dice a modo suo, perché questa è la sua realtà storica. E poi quanti altri passaggi nel corso della storia umana. E oggi, nel secolo XXI, secolo dei genocidi. E qui dice il colmo, siamo giunti al colmo. Beh, vedete, siamo al colmo. Ma quello che conta, vedete, non è tanto dimostrare che il colmo di oggi è peggiore del colmo di ieri. Sarà un domani dove forse il colmo dell'impietà futura sarà maggiore del colmo della pietà contemporanea. Chi lo sa, non sappiamo. Ma quello che è certo, vedete, è che la vittoria del Signore, questo è il motivo per cui nel cuore di un povero uomo come Daniele, che ha a che fare con il dramma che sconvolge la storia sua personale, ma la storia della sua generazione, la storia del suo ambiente, la storia del suo popolo, la storia del suo mondo, la storia della sua nazione, la storia in questo cuore la gloria di Dio si rivela, il protagonismo di Dio si rivela, è un'esperienza spirituale, vedete, che non gli conferisce in nessun modo la capacità di rimettere in riga Antioco IV, no, lui è un povero uomo qualunque, derelitto e disgraziato, sconvolto per tutto quello che sta succedendo, ed ecco la visione, la rivelazione apocalittica, ed ecco è il Signore che sta realizzando il suo protagonismo. I dati sembrano dimostrare tutto l'opposto. Alla fine del loro regno, ecco qua, quando l'empietà avrà raggiunto il colmo, sorgerà un re audace, sfacciato, intrigante. La sua potenza si rafforzerà, ma non per potenza propria. Vedete che anche la potenza di Antioco IV rientra all'interno di un disegno storico, che è un disegno provvidenziale, che è un disegno governato dall'iniziativa di Dio, che non è
determinato da lui, dalla sua iniziativa. Causerà inaudite rovine, avrà successo nelle imprese, avrà anche delle qualità, tra l'altro, ma qui lo sappiamo già, lo spreco è tutto ciò che c'è di positivo nel mondo, no? E che continua ad essere conferma della positività originaria della creazione, della volontà d'amore che chiama gli uomini alla vita, certo. Eppure, vedete, inaudite rovine, avrà successo nelle imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi, il popolo dell'alleanza. Per la sua astuzia la frode prospererà nelle sue mani. Si insuperbirà in cuor suo e con inganno farà perire molti. Insorgerà contro il principe dei principi, è il Dio vivente. Ma verrà spezzato senza intervento di mano d'uomo. È al Signore che spetta la vittoria. Ed è Lui che spezza la prepotenza degli uomini. Notate che in questo contesto in cui Antioco IV imperversa, come poi constateremo meglio, sono da considerare anche le colpe di coloro che appartengono al popolo dell'Alleanza, le colpe di Israele, le colpe del nostro popolo, le colpe di coloro che sono coinvolti, che sono conniventi, che sono pronti ad appostatare per applaudire il potente di turno. Ma vedete, verrà spezzato senza intervento di mano d'uomo. Tra l'altro poi Antioco IV muore di malattia. Nell'anno 164 avanti Cristo. La visione di sera e di mattina, e si ritorna, vedete, alla interruzione del sacrificio quotidiano. Sera, mattina, mattina, sera. La visione che è stata spiegata è vera. Ora tu tieni segreta la visione perché riguarda cose che avverranno tra molti giorni. Susa, capitale del regno dell'impero di Persia, adesso vedete all'epoca in cui Antioco IV imperverserà, ma è l'epoca contemporanea per chi scrive, rende testimonianza a questa sua esperienza interiore. E qui devi custodire questo segreto. È un appuntamento, vedi? Vedi? La storia va così e l'appuntamento è assegnato a chi conserverà nel segreto del cuore questa visione interiore che rivela la presenza del protagonismo di Dio. Come questa storia tragica è storia nel corso della quale la vittoria di Dio si ripone. Io Daniele rimasi sfinito, anche noi un po'. Anche noi. Adesso ci fermiamo, guarda, siamo un po' sfiniti. Sfinito, dice, ammalato, ammalato, parlavo di una malattia, rimasi sfinito, mi sentii male per vari giorni, poi a casa vi riposerete. Poi mi alzai e sbrigai gli affari del re, perché continua a fare il suo lavoro, vedete. Continua il suo lavoro quotidiano, ma ero stupefatto dalla visione, perché non la potevo comprendere. Vedete, gli manca la parola, rimane il segreto. Il segreto nella visione interiore, il segreto nell'intimo del cuore. Ecco, fermiamoci.